14.650 per questa 17enne. Siamo alla seconda delle finaliste del nastro sulle 8 che hanno avuto l'accesso. Proseguiremo nella nostra telecronaca ancora per circa 3 atlete, 4 al massimo. Restituiremo poi la linea allo studio di Roma e ritorneremo per la finale proprio nell'intervallo della partita di calcio Pavia-Mantova, alla quale diamo immediatamente la linea subito dopo questi europei di Mosca. Gruppo corporeo obbligatorio al nastro, i pivot che la ginnasta realizza con un relevé, questo è il termine tecnico per indicare la posizione del piede al suolo, poco accentuato. Tuttavia buono il dinamismo, vediamo la realizzazione degli elementi tecnici tipici dell'attrezzo, che sono le spirali, le serpentine, gli échappé, oltre ai lanci, i lanci a boomerang, passaggi sopra e attraverso e movimenti di conduzione come le circonduzioni, movimenti a 8. Musica che sostiene la ginnasta in una esecuzione non eccellente ma dignitosa. Sì, pivot non amplissimi, non estremamente fluidi, questo della 17enne israeliana, comunque soddisfatta per la propria prova, del fatto di avere comunque avuto la possibilità di arrivare a una delle quattro finali di questo europeo. Abbiamo detto ieri la Risenson è stata capace di un 14.650 e tra poco si ritorna ad altissimi livelli, a entrare in pedana sarà la Bessonova finale, che questa volta non vede la Capranova ma la Ciacina. Salutano allenatrici e atlete, come detto il loro successo comunque l'hanno ottenuto portando una rappresentante di Israele in una delle quattro finali. Comunque obiettivo raggiunto, abbiamo detto esercizio non particolarmente impressionante dal punto di vista della tecnica, e difatti la difficoltà è di 5,80, 1,025 è la penalità segnato la Risenson, buono l'artistico 7,20 e un'esecuzione comunque molto buona, 8.